Il Comune ha creduto in Mauro De Candia e anche ha dato fondamento a questa iniziativa che con il progetto Tersicore vede anche il Ministero della Pubblica Istruzione affiancarla e soprattutto dare possibilità a tanti giovani di formarsi, di crescere e di rappresentare in quel mondo della danza un futuro sicuramente più vicino. C'è il sindaco Maffei, c'è l'assessore regionale campese, ci sono i direttori delle più importanti accademie di danza balletta nelle sale del Teatro Curci per la conclusione del terzo corso del progetto Formazione Tersicore, curato da Arte Balletto e approvato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direzione didattica affidata a Mauro De Candia. Oltre 100 gli allievi del Meridione che hanno seguito gli stage in Puglia e Campania. Il progetto anche quest'anno ha portato dei risultati, ha portato degli inviti, non soltanto in termini di borse di studio ma anche di ammissioni, dimostrando ancora una volta che il lavoro delle scuole di danza, quando è fatto bene, viene premiato e che da parte di queste grandi scuole c'è la voglia di incontrare appunto la formazione di questi giovani talenti di queste scuole. Una proposta coreutica a 360 gradi, giunti a Barletta per visionare direttamente i ragazzi e selezionare alcuni promettenti talenti, Gabby Allard di Artes Dance Academy Olanda, Amanda Burnett, Ballet School Basilea, Tom Bosna, Conservatorio Reale dell'AIA, Pedro Carneiro, Conservatorio di Lisbona, Luca Massa, la direttore Accademia di Monte Carlo. È un progetto molto molto bello che saranno i suoi frutti, penso, già dopo il terzo anno, speriamo di continuarlo ogni anno sempre meglio. Ammessi nelle accademie partner del progetto Salvatore Calabrese di Taranto, Mariano Covone di Somma Vesuviana, entrambi quindicenni, Gilda Federica Cesario di 17 di Massafra e Davide Guarino, 23 anni di Napoli. Per altri 5 menzioni speciali per spiccate attitudini, un progetto di altissimo livello, commenta l'assessore regionale campese. Applauso veramente a Mauro De Candia che sta portando avanti con caparbietà un progetto di un livello altissimo che vede la partecipazione di tante ragazze e tanti ragazzi, giovani talenti che stanno convergendo qui a Barletta per in qualche modo cimentarsi in un progetto di crescita che gli darà prospettive anche di lavoro e che vede anche invitare qui tante eccellenze mondiali.